Va in scena in Calabria, sulle strade che si inerpicano tra i boschi e le pendici della Sila, lo slalom Monte Condrò, ultima prova del campionato italiano organizzata dall'Associazione Culturale e Sportiva Dalida di Serra Stretta. A salire sul gradino più alto del podio al termine delle tre manche corse sotto un cielo a tratti minaccioso lungo i 2,5 km del percorso di gara è Salvatore Venanzio, il campione campano al via della competizione al volante della sua Radical SR4 Suzuki, taglia il traguardo con il tempo di un primo 53,56 centesimi, fatto segnare nella prima salita, la più veloce delle tre da lui disputate, tutte quante vinte e tutte in ogni caso altrettanto vincenti. Ciao a tutti, sì, oggi la macchina andava fortissimo, abbiamo fatto piccole regolazioni da Torre Grotta adesso, ma la macchina già andava molto forte. Abbiamo avuto qualche problema di elettronica in ricognizione che subito abbiamo sistemato con il team giù. Sì, abbiamo fatto una bella gara, abbiamo fatto anche il record sia mio che proprio della gara. E purtroppo ci dobbiamo accontentare del secondo posto in campionato. Seconda posizione per il campano Gianluca Miccio su Radical SR4 Suzuki, che nella terza manche di slalom tra le 12 postazioni di rallentamento lungo il percorso ferma il cronometro sul tempo di 1:56.02, il suo migliore di giornata. È stata una bella gara, organizzata benissimo. Abbiamo avuto qualche problema col tempo, con qualche cambiamento di tempo, però poi è migliorato tutto. È stata una bellissima gara, al prossimo anno spero di stare presente e nel campionato, che comunque sto per la prima volta lo sto facendo, e in tutto ciò è stato comunque un bel campionato italiano, è stato un anno fantastico. Terza piazza per Fabio Emanuele su Osella Pia 990 Alfa Romeo, dopo una prima manche interlocutoria e di studio della sua vettura rimessa a nuovo dopo l'incidente che lo ha visto suo malgrado protagonista in negativo nella precedente tappa del campionato, ed una seconda manche fermo al via a fare da spettatore, il campione molisano sale sul gradino più basso del podio con il tempo della terza salita che vale 116,13 punti ed il settimo titolo di campione italiano slalom. La mia gara è stata abbastanza positiva, diciamo così. Il mio risultato più utile da fare era il terzo, è quello che cercavo francamente. Come tu ben sai, purtroppo abbiamo avuto qualche problema nella penultima gara, quindi rientrare in campionato, in gara, con una vettura comunque rimaneggiata, rimessa in funzione, non era facile esprimersi ai massimi livelli, quindi per me era importante fare il terzo per cercare di portare questo settimo titolo nella mia bacheca. Come tu sai, i miei titoli li dedicati sempre alla mia regione e quest'anno faccio lo stesso, però questa volta voglio fare una dedica particolare, speciale. Io personalmente ho tanti amici che mi vogliono bene da tutta l'Italia, mi hanno manifestato tanto affetto, lo dedico a loro questo campionato, ma in primis lo voglio regalare allo sport, cioè lo voglio regalare ai giovani che si stanno avvicinando a questa specialità, il Michele Puglisi, il Emanuele Schillace, il Michele Poma, che sono il futuro, e spero che loro possano interpretare questo sport come lo interpreto io, nell'amicizia, perché noi siamo tutti amici. Sfiora il podio, staccato di una manciata di centesimi, il giovane pilota siciliano Michele Puglisi, quarto su Radical SR4 Suzuki. Allora, diciamo che siamo venuti qui in cerca di un riscatto, dato che le ultime due gare non erano andate proprio bene. Va. E oggi qui diciamo che speravamo di portarci più avanti a livello di posizioni, ma concludiamo con un quarto posto. Diciamo siamo lì come tempi, però potevamo fare sicuramente meglio. Un campionato che diciamo è andato bene, con soprattutto alti e bassi. Per vincere ci vuole più continuità, secondo me, e dovremmo lavorare molto su quello. Quinto tempo per l'altro giovane pilota siciliano in gara, Emanuele Schillace, anche lui su Radical SR4 Suzuki ed anche lui fino all'ultima salita primo attore del campionato italiano slalom 2021. Il campionato è andato abbastanza bene, abbiamo avuto qualche intoppo a metà campionato, però sono cose che accadono. Un po' mi ha penalizzato la gara dove ho avuto una rottura al cambio della macchina, però pazienza, sono macchine. E niente, questa gara è andata abbastanza bene, abbiamo fatto con mio padre, con Luca Scaramozzino qualche setup alla macchina. Mi sono andato meglio di prima, certo ancora non al 100%, ma
andabile, va. Sesto posto per il campano Luigi Vinaccia su Osella Pian 990 Honda, davanti al giovanissimo Michele Poma, che al volante della sua Radical SR4 Suzuki porta in Sicilia la vittoria tra gli under 23. Il calabrese Gaetano Richichi, ottavo assoluto con la sua Eliabrio ST09, precede sul traguardo il corregionale Carmelo Scaramuzzino, il più veloce tra le formule al via su Gloria B6. Chiude la top 10 dello slalom Monte Condrò Gaetano Piria, lo scillese volante su Eliabrio. Domenico Gangemi, dodicesimo assoluto dietro a Vincenzo Pellegrino su Radical, fa suo il gruppo E1 Italia su Fiat 127S, inseguito sulla stessa vettura dal solito spettacolare Agostino Fallara, vincitore del gruppo speciale slalom di cui è campione 2021. Il mio campionato quest'anno è stato bello perché già l'avevo vinto l'anno scorso, poi ho riniziato a farlo quest'anno e man mano che andavo avanti ho fatto dei bei risultati. Poi ho avuto qualche intoppo, però alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo qua oggi vincitori e ci portiamo a casa anche il 2021 al titolo del gruppo speciale. Antonino Mastellone, 19° assoluto, si impone al volante di una Peugeot 106 tra le gruppo A di cui è campione 2021, precedendo in classifica assoluta il velocissimo Giovanni Greco, primo tra le bicilindriche su Fiat 500. Parla francese il gruppo Racing Start Plus con il successo di Riccardo Barberio, al volante di una Peugeot 106, la stessa piccola della Casa del Leone con cui Rocco Porcaro fa suo il gruppo Racing Start, gruppo che vede Emilio Covello, suo percorso OPC, mettere le mani sulla Coppa delle Dame. Vittoria in gruppo N per Francesco Bevacqua su Renault 5 GTT, imitato tra i prototipi da Antonio Scrocca su Fiat X19.